Hello guys, this is Elevators from Italy, and I want to say one thing about this video. This video is commented in Italian, and you can find subtitles in English in the video. Grazie all'iniziativa di Open House Napoli del 26 ottobre 2019, ho potuto varcare per la prima volta la porta di questo edificio, ossia l'edificio della centrale operativa della Metropolitana Linea 1 di Napoli. Ringrazio lo staff di Open House e dello staff di ANM Napoli per avermi accolto e avermi permesso di scattare delle foto. Andiamo in questa visita insieme, attraverso le mie foto. Addentriamoci verso il lavoro di funzionamento di una metropolitana cittadina. Iniziamo questo viaggio all'interno del cuore pulsante della Metropolitana di Napoli Linea 1, con il primo segmento, ossia quello dedicato alla sorveglianza e alle emergenze. Da questa postazione notiamo prima di tutto i due monitor centrali che gestiscono tutte le varie inquadrature del sistema di telecamera a circuito chiuso delle varie stazioni della metropolitana, con la ripresa delle banchine, dei deviatoi e delle gallerie, per farvi un esempio. Ovviamente questi monitor servono a coordinare anche le operazioni di emergenza, che vedremo tra poco, perché durante la mia visita c'è stato un guasto ad un treno in diretta. Quindi, tra poco vedremo come gli ingegneri ANM siano stati efficaci nel coordinare e nel sistemare in breve tempo il guasto. Parliamo ora della fila di monitor che si trova in basso, partendo da quello che si occupa della gestione delle emergenze, con l'individuazione dei vari punti di riferimento della metropolitana, come le stazioni e le camere di ventilazione indicate con CDV. Anche delle camere di ventilazione parlerò tra poco. Questo monitor si occupa delle sole strategie di ventilazione nella nuova tratta, ossia quella da Dante a Garibaldi. I punti di riferimento indicati con numero pari, quindi 22, 24, 26, indicano la sezione per Garibaldi, mentre quelli dispari, 21, 23, 25, indicano la sezione per Dante, quindi Piscinola, la direzione opposta. Come potete notare, i numeri variano da stazione in stazione. Il monitor localizza anche la posizione del treno e le strategie di ventilazione da applicare in caso di assoluta emergenza, come il guasto in galleria o l'incendio. In basso, in rosso, notiamo l'assenza e la non reperibilità temporanea del sensore fibro laser, come per esempio a Garibaldi. Del tronchino di inversione ne parleremo tra pochissimo. Dopo il loghetto ANM c'è un monitor con telecamere puntate direttamente in atri di stazione ed altre postazioni strategiche, anche per individuare chi per esempio tenti di saltare i tornelli o anche per altre funzioni. Ne seguiranno altri due che svolgono la medesima funzione e che puntano ovviamente anche sugli ascensori della metropolitana, come si vede per questo Schindler 5400 inquadrato. Quindi magari per gestire il blocco di un ascensore, ed ecco perché servono quei microfoni e telefoni che abbiamo visto, utili per effettuare annunci nelle stazioni o gestire emergenze, blocchi di ascensori, eccetera. Questo è il monitor centrale che ha il compito di gestire in modo più dettagliato il sistema di circuito chiuso di telecamere, punto per punto. Infatti lo scroll a sinistra parte dalla cartella Napoli Linea 1, da cui si dipartono le stazioni da Piscinola sino a Garibaldi. Aprendo per esempio la cartella della stazione Medaglie d'Oro, appaiono le sezioni dedicate ai punti della stazione, come le banchine e il mezzanino. Selezionando ad esempio su banchine, vieni condotto sulla mappa della banchina della stazione del monitor centrale con la mappa delle telecamere disponibili. Cliccando su uno in particolare significa che ci si focalizza su questo punto, come nel caso della banchina dispari inquadrata, e questo è fondamentale in caso di emergenze. Infatti in basso si notano gli ultimi 4 allarmi ricevuti per varie problematiche, come il problema tecnico alla stazione Università, l'allarme di un ascensore a Garibaldi, entrato, e i 2 allarmi riconosciuti a 2 scale mobili sempre a... Questa è una sezione molto tecnica, in quanto questa è la sezione che si occupa del traffico ferroviario ed è di fondamentale importanza, dato che serve per individuare il passaggio di un treno in un punto, sbloccare dei viatoi, eccetera, eccetera. I 3 monitor centrali sono coordinati,
Si parte dalla parte in basso a sinistra da Piscinola per salire sino alla sezione in bianco di Capotichino, futuro capolinea della linea 1 di Napoli. Attualmente il capolinea infatti è Garibaldi, in attesa della costruzione delle nuove stazioni. I treni fanno inversione in corrispondenza della stazione di centro direzionale che attualmente è in costruzione ed è anche corrispondente alla circumvesuviana. Da Piscinola il treno parte per giungere a Garibaldi. Tutti i segmenti che vedete sono utili ad individuare la localizzazione di un treno. Infatti il segmento quando è rosso indica che c'è un treno in transito oppure un guasto. I pallini indicano la situazione dei deviatoi. Se il pallino è verde, il deviatoio è libero. Se il pallino è rosso, indica che il deviatoio è bloccato. A Piscinola e tra Duomo e Università ci sono due segmenti rossi. Significa che il treno è in transito. Lo stesso ragionamento vale anche per tutti gli altri monitor, eccetto quello a sinistra, perché ovviamente essendo le tratte indicate in bianco ancora in costruzione, non c'è alcun tipo di alimentazione, ma solo individuazione dei punti di localizzazione strategici. Di alimentazione parleremo tra poco. Attenzione, la stazione di Duomo però non è ancora in esercizio. La stazione di Duomo infatti è ancora in via di costruzione, però viene indicata all'interno della mappa come punto strategico di localizzazione. Questi tre monitor indicano la situazione dei deviatoi all'interno della galleria della metropolitana che inizia a Colliaminei per terminare sino al tronchino di inversione del centro direzionale. Da qui l'operatore può bloccare o sbloccare un deviatoio per il transito di treno. Questo monitor permette all'operatore di collegarsi direttamente con il banco di un treno e parlare direttamente con il macchinista o capotreno, come vediamo qui nel caso del treno 9, attualmente selezionato per la conversazione. Ovviamente in caso di guasto treno si selezionerà il treno coinvolto nel guasto per indicare il da farsi. Questa è una parte molto tecnica in quanto essa è interamente dedicata alla tensione elettrica sulla linea con le varie trasformazioni in kilovolt, ossia l'unità di misura per la tensione elettrica del sistema internazionale. In basso invece notiamo vari monitor che controllano varie peculiarità, ma affronteremo dopo la questione relativa a questi altri monitor. Questi tre monitor controllano e monitorano la tensione elettrica con tutte le varie trasformazioni nel percorso che giunge sino alle sottostazioni elettriche. Lo smistamento di corrente elettrica parte dai tre punti dati dal gestore elettrico nazionale, Piscinola, Colliaminei e Garibaldi, e parte da 20 kV. In seguito scende in basso verso le cabine, sempre con 20 V, e si arriva poi alle sottostazioni elettriche indicate, per gestire la tensione della rete aerea con una trasformazione da 20 a 1,5 kV. Da Piscinola a Dante le stazioni sono alimentate con una corrente di 9 kV, mentre nella nuova tratta da Dante a Garibaldi c'è una trasformazione in meno, dato che anche le cabine elettriche delle stazioni sono alimentate a 20 kV. Quando il segmento è rosso c'è tensione elettrica in corso, quando il segmento è verde non c'è tensione elettrica e quindi il campo è libero. In basso abbiamo dei quadrettini che indicano se c'è alimentazione o meno nei punti indicati. In questo momento è tutto regolare nello smistamento, escludendo Duomo, ovviamente Duomo è segnato in X in quanto la stazione è ancora in fase di costruzione. Questo monitor si sofferma particolarmente sulla trasformazione di corrente elettrica tra le cabine delle stazioni, le sottostazioni elettriche e il punto di smistamento. L'operatore può scegliere se aprire o meno l'interruttore dell'extra rapido, che ha il compito di proteggere i circuiti elettrici in alta tensione. Questo monitor permette di gestire una situazione di allarme presente nella linea elettrica. In questo caso è tutto regolare. Questo monitor permette di soffermarsi in particolare su un punto di smistamento dato dal gestore elettrico nazionale, in questo caso quello di Piscinola. Si parte dall'arrivo della corrente dall'Enel sino a giungere al percorso che porta sino alle sottostazioni elettriche fornite da Piscinola, ossia Piscinola e Chiaiano.
A destra si indica il voltaggio presente in quel determinato istante, sia all'interno del punto di raccolta Enel, sia nei percorsi che portano alle sottostazioni. In questo caso, infatti, nella linea 1 c'è tensione e lo indica anche il riquadro verde in basso e il segmento che è rosso, mentre negli altri tre segmenti in questo momento non c'è tensione e ciò corrisponde sia con il riquadro a destra che con il segnalatore in basso. La tabella in basso indica che c'è un temporaneo di servizio sull'alimentatore a 110 V. Questi due monitor coordinano invece la situazione elettrica all'interno di camere di ventilazione, ascensori, scale mobili, eccetera eccetera, presenti nelle stazioni. Qui nei monitor ci si focalizza sulle strategie di ventilazione da attuare a municipio con la ventilazione principale. È tutto settato in modo regolare, quindi non c'è nessun guasto. Adesso si cambia stanza e si va in un luogo nel quale quasi nessun dipendente ha accesso ed è rarissimo che possa entrare un esterno, ossia il punto del vero cuore pulsante della linea 1. Se salta qualcosa qui dentro, saltano tutto il sistema di gestione e la metropolitana intera. Questi sono tutti gli apparati elettrici che coordinano le varie connessioni, gli impianti elettrici e i collegamenti. Ecco le immagini di questi mostri sacri che hanno il compito di mantenere attiva la gestione della sala di controllo. I primi due monitor del cuore pulsante della linea 1 si occupano della gestione della velocità limite sulla linea. Infatti la velocità limite alla quale si può arrivare su tutta la linea è di 77 km orari e lo si fa in pochissime tratte, mentre nelle stazioni si scende fino a 45 km orari di limite. Il verde rappresenta la regolarità. Sulla linea in esercizio non ci sono problemi. Questo monitor controlla esclusivamente il tronchino di inversione tra Garibaldi e centro direzionale. Ecco la foto del passaggio di un treno intento a marciare verso l'inversione per poi dirigersi verso Piscinola. Questi due monitor permettono, come analogamente avviene con i primi due monitor di questa postazione, di gestire la velocità limite della linea. In questo caso c'è la gestione della velocità limite da Piscinola a Dante, ossia la trappoletta. Anche in questo caso il limite di 77 km orari è raggiunto in poche tratte. I treni sono omologati per una velocità limite di 80 km orari, limitata a 77. Curiosità, per quanto sia preziosa questa postazione, lo sblocco delle postazioni è disponibile soltanto con l'ausilio di una chiave. In questa postazione ci sono altri due monitor, dei quali però ora non ricordo la spiegazione, o meglio, non ricordo il funzionamento. Se qualcuno sappia il motivo per il quale sono stati concepiti, me lo scriva nei commenti, grazie. Però adesso torniamo alla sala di controllo e andiamo alla gestione di un guasto. Si è fermato un treno a Toledo, tenetevi pronti, grazie. It's broken. Allora tutto questo okay, chiaramente comporta solo i costi, okay, comportando un pessimo servizio. Perché non alla fine quello è il problema. Però scusami, una manutenzione programmata. Esatto. Non ti preoccupare, Marco. You're out of the train. Vedi, cosa fa disruption of the service while during this visit. Qui è stato identificato il treno coinvolto nel guasto. Qui l'operatore si metterà a contatto in modo facile e veloce con la sezione di una determinata stazione o con varie sezioni, scegliendo prima la stazione con cui dialogare. In questo caso, durante il guasto, il contatto è prima con Toledo, la stazione nella quale il treno si è guastato, poi con tutte le varie stazioni per dichiarare della sospensione della linea a causa guasto treno. Quando il treno potrà essere messo in condizione di tornare in deposito, si procederà con il passaggio del treno in tutte le stazioni sino ad arrivare in deposito con la riapertura della linea intera. L'operatore comunicherà ai viaggiatori il passaggio del treno guasto e di allontanarsi dalla linea gialla, dopodiché il ripristino della linea completata. Questo è quello che ho vissuto io
in diretta. Dal treno e di allontanarsi dalla linea gialla, agevolare le manovre di competenza del personale di macchina, grazie. A causa di un guasto di un treno la circolazione è temporaneamente sospesa. Ripeto, l'avviso ai signori viaggiatori che a causa del guasto di un treno la circolazione è temporaneamente sospesa. Vi terremo aggiornati in merito, ci scusiamo per il disagio. Con la rapida gestione e sistemazione del guasto al treno, sono stato fortunato ad assistere a ciò in diretta, quello che mi dà curiosità, possiamo chiudere questo splendido viaggio all'interno della centrale operativa della Metropolitana di Napoli. È stato bellissimo per me entrare nella centrale operativa della Metropolitana di Napoli, la terza città più grande d'Italia. Tra l'altro questa è una metropolitana che ha subito tante modifiche al suo cronoprogramma originale a causa di tantissimi reperti storici trovati soprattutto nella costruzione della stazione di municipio. Reperti storici trovati in tutta la metropolitana di Napoli, risalenti anche in epoca greco-romana. Curiosità, per la CNN e per il Daily Telegraph, la stazione di Toledo è la più bella d'Europa ed è anche la stazione più profonda della metropolitana di Napoli, con 50 metri di profondità. Una delle più profonde, se non la più profonda in Italia. Il video è in descrizione. Ringrazio ANM, Open House e tutti gli ingegneri e collaboratori per questa fantastica mattinata del 26 ottobre 2019. And that's it.